Cannalonga, provincia di Salerno, mi trovo presso la chiesa di Santa Maria Assunta in occasione di una santa messa celebrata dal parroco Don Luigi Rossi per dar merito ad un evento che doveva partire proprio questa sera, mercoledì 9 settembre 2020. Sto parlando della Fiera della Fregagnola, la quale è stata annullata a causa dell'emergenza Covid. Quindi ascoltiamo le testimonianze non solo di un esponente della parrocchia di Santa Maria Assunta, ma anche del sindaco dottor Carmine Laurito e del presidente dell'ente fiera, dottor Mimmo Pizzolante. E cercando in un certo senso di compensare questo magone dell'assenza dell'inaugurazione, immaginiamo invece che questa sera noi stiamo facendo una particolare inaugurazione, immaginando di consegnare la chiave delle future fiere a Santa Lucia. Stasera Don Luigi, che io ringrazio, ha avuto questa idea che io ho subito sposato, perché praticamente noi avevamo immaginato in primo momento di dare un segno comunque della Fiera della Fregagnola del 2020, perché ritenevo non utile per il paese e per la fiera non fare assolutamente nulla. Per cui avevamo immaginato di realizzare una serata inaugurale, non il mercoledì come solitamente si fa, ma il venerdì sera, alla quale avrebbero partecipato una serie di autorità importanti, tra cui il professor Ascirto, che come sai è uno dei massimi esperti per la messa a punto della terapia per il coronavirus. Se non che successivamente, poi questo è il venerdì, il sabato mattina avremmo fatto il mercato fieristico, logicamente in maniera ridotta rispetto al passato, e nella stessa mattinata di sabato avevamo previsto di fare la mostra della capra cilentana. Quindi sicuramente una fiera in forma ridotta, ma una fiera presente. Dopodiché, per la recrudescenza che c'è stata per quanto riguarda l'aumento dei casi per il coronavirus, abbiamo deciso di annullare tutti gli appuntamenti, e per cui questa sera è il momento non solo per dire quello che ho anticipato a te, ma anche per essere presenti e per mandare un messaggio attraverso Don Luigi, attraverso la Chiesa, alla intera popolazione di Cannalonga e non solo. Sarebbe piaciuto fare un'intervista aprendo la Fregagnola. Quest'anno l'avremmo fatto ovviamente con la consegna del premio Piero Carbone e con la consegna della chiave al masso di festa, però purtroppo le condizioni sono quelle che sapete tutti quanti e siamo rammaricati per non poter fare questa presentazione della fiera e farla poi nei giorni a venire fino a domenica. Rinnovare un po' le tradizioni, rinnovare un po' la musica, rinnovare un po' l'allegria, la gioia in questo paese e in questo territorio. Purtroppo un minuscolo, invisibile animaletto ha deciso per tutti, ma non solo per la Fiera Fregagnola, ma per tutto il mondo. Per cui insomma siamo un po' rammaricati, però sarà rimandato di qualche mese la presentazione. E saremo anche più gioiosi e saremo anche più speranzosi perché questo deve essere per noi uno sprono a fare meglio e per l'anno prossimo credo che faremo questo che non abbiamo fatto quest'anno e quello che faremo per l'anno prossimo. Quindi io voglio salutare tutti quelli che purtroppo quest'anno non possono visitare Cannalonga ed essere presenti all'evento, ma li inviteremo per il prossimo anno con un'apertura ancora più bella ed esponenziale. In effetti noi cannalonghesi eravamo stati abituati da oltre 40 anni ad inaugurare il mercoledì antecedente alla fiera, l'inaugurazione della fiera. Quest'anno facciamo un'inaugurazione particolare, io la chiamerei una inaugurazione spirituale e vuole essere una preghiera comunitaria al Signore affinché ci restituisca quella serenità che abbiamo bisogno tutti quanti, proprio per le note vicende che stiamo vivendo. Il tutto lo rinviamo al 2021 per un'inaugurazione tradizionale, come abbiamo fatto sempre.